Buonasera, bentrovati a Notizie di Prato TG. È stato un soccorso molto complesso quello attuato stamani all'alba a Vernio a una donna che ha accusato un malore nella sua abitazione, purtroppo in un luogo impervio. Sono stati ben due gli eli soccorso che sono dovuti intervenire per portare la donna all'ospedale, che in questo momento è in gravissime condizioni. La cronaca di questi momenti concitati nel servizio. Momenti di forte tensione all'alba di stamani in località Monte Cuccoli nel comune di Vernio. Per il soccorso a una 65enne di Case Finechella che a causa del punto impervio in cui si trova l'abitazione della donna e della presenza di nubi ha impegnato ben due elicotteri Pegaso e un fuoristrada. L'allarme è scattato poco prima delle 6 quando la donna ha avuto un arresto cardiaco. Sul posto con molte difficoltà è sopraggiunto un mezzo 4x4 della Croce Rossa di Vernio con medico a bordo. Il dottore ha immediatamente allertato Pegaso che si è alzato in volo da Massa. Quando l'elicottero è arrivato nei pressi di una radura non è riuscito ad atterrare per la presenza di nuvole basse che limitavano la visibilità al minimo. In un primo momento si è diffusa la notizia che l'elisoccorso non avesse a bordo il vericello o non riuscisse a utilizzarlo per le nubi, ma l'ASL Toscana Centro ha precisato che tutti gli elisoccorso sono dotati di questa strumentazione e che la causa del mancato atterraggio è solo da attribuire alle condizioni meteo. In ogni caso Pegaso è tornato indietro verso la costa ed è stato allertato un secondo elicottero, stavolta proveniente da Firenze. Il mezzo è stato fatto atterrare alla caserma dei carabinieri di Vernio, dove i soccorritori sono arrivati facendo la staffetta tra il fuoristrada e l'ambulanza. La donna è stata portata al Policlinico Fiorentino di Careggi. Le sue condizioni sono gravi. Ed è stata una mattina complessa sul fronte dei soccorsi a persona perché in tarda mattinata Pegaso è tornato a Prato per soccorrere un ciclista di 40 anni che è caduto a Massacorbi nel comune di Montemurlo. A dare l'allarme è stato lo stesso ferito usando il suo cellulare. Il punto è così impervio che nonostante si trattasse di ferite lievi da codice verde è stato necessario fare intervenire Pegaso assieme al soccorso alpino e ai vigili del fuoco. Il ciclista è stato poi portato al pronto soccorso del Santo Stefano. Pegaso è atterrato nella piazzola dell'ospedale, poi è tornato a Firenze. Il ciclista ha riportato solo qualche escoriazione alle gambe. E ancora cronaca, un altro furgone sequestrato dalla Polizia Municipale di Prato perché trovato carico di rifiuti tessili. Ieri sera gli agenti della investigativa hanno fermato in via Traversa del Crocifisso, spesso ultimamente utilizzata per abbandonare i rifiuti, un Fiat Ducato con a bordo due marocchini residenti a Pistoia. Dopo aver controllato i documenti dei due soggetti, gli agenti gli hanno chiesto di aprire il vano carico per mostrarne il contenuto e lo hanno trovato stipato di sacchi di nylon contenenti vari rifiuti, in particolare scarti tessili. Prima di metterlo sotto sequestro, il veicolo è stato portato presso la pesa pubblica per quantificare i rifiuti trasportati, risultati poco meno di 1000 kg. Il furgone è stato poi portato in depositeria in attesa che ne venga disposta la confisca prevista dalla legge. I due marocchini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e al conducente è stata anche ritirata la patente marocchina perché non convertita in titolo italiano entro i termini di legge e dovrà quindi pagare anche una sanzione amministrativa di 155 euro. Quello dell'abbandono dei rifiuti, lo sappiamo, ormai è un fenomeno dilagante che tiene impegnata la Municipale di Prato, che dall'inizio dell'anno ha già sequestrato più di 5 furgoni usati illecitamente denunciando i proprietari e le ditte produttrici di rifiuti che, come emerso dall'indagine, indagine congiunta con le squadre investigative e ambientale, cercano ogni mezzo per smaltire gli scarti tessili. 18enne uccise il padre in provincia di Arezzo, ora si trova in una casa famiglia a Prato. Sentiamo. È uscito dal carcere di Arezzo prima di Pasqua e si trova in una casa famiglia a Prato, Giacomo Ciriello, il 18enne che il 26 febbraio scorso uccise a fucilate il padre Raffaele nella sua casa di Lucignano in provincia di Arezzo. Il GIP di Arezzo, Anna Maria Loprete, ha accolto l'istanza del legale del 18enne Stefano Del Corto, mentre il PM Laura Taddei aveva espresso parere negativo ritenendo adeguata la custodia cautelare in carcere. Attualmente Giacomo Ciriello, accusato di omicidio volontario con l'aggravante
l'aggravante del parricidio è sotto esame da parte del medico legale e dalla psicologa che stanno svolgendo accertamenti per conto della difesa, finalizzati a capire se soffra di una patologia specifica. Non è escluso che l'avvocato difensore opti per la richiesta di una perizia sulle capacità di intendere e di volere. Il delitto avvenne poco dopo la mezzanotte del 26 febbraio scorso. Giacomo imbracciò il fucile da caccia del padre, centrandolo al volto. Stando a quanto emerso, il 18enne non aveva rapporti facili con i genitori dopo la separazione avvenuta qualche anno prima. Sequestrate nel fine settimana 65 confezioni di frutta e sanzionati 4 trasgressori complessivamente con 6.500 euro. A effettuare controlli in via Pistoiese l'unità di polizia commerciale anticontraffazione che ha sanzionato uno dei 4 trasgressori, 3 sono di nazionalità cinese e 1 italiana, per vendita abusiva, mentre gli altri hanno trasgredito l'ordinanza che impedisce la vendita in forma itinerante in quella zona della città. La merce sequestrata in ottimo stato è stata quindi donata alla mensa Giorgio Lapira, la mensa dei poveri. Politica, oggi pomeriggio a Prato l'ex ministro del lavoro Cesare Dabiano, nonché attuale presidente della commissione lavoro, a lui i vertici della mozione Orlando che Dabiano sostiene hanno consegnato un dossier sul buon lavoro per chiedere lavoro legale e reddito di inclusione. Sentiamo Alessandra Grati. Insomma, occuparsi dei più deboli e degli umili e fare del lavoro il centro della nostra elaborazione, un nuovo umanesimo del lavoro, questo è il punto di partenza che si contrappone all'idea che il mercato è il punto di riferimento, ma è un punto di riferimento di destra, perché il mercato svilisce il lavoro, lo trasforma in merce e svilisce la persona e trasforma la persona in numero. Noi vogliamo un nuovo umanesimo di diritti universali per il lavoro autonomo e per il lavoro dipendente. E di lavoro ha parlato anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti, ricordando il percorso fatto dalla regione toscana, il cui impianto può essere preso a modello per la riforma stessa del lavoro. Che anche nelle riforme nazionali sul lavoro crediamo che ci sia la necessità di strutturare un sistema nuovo, cioè di non dare incentivi solo per 2 anni, di pensare a detassare le imprese e di pensare al lavoro da tutti i suoi punti di vista. Quindi il buon lavoro che è un lavoro sicuro, il buon lavoro che tutela i diritti, il buon lavoro che garantisce la legalità. Ecco, questi sono un po' i temi che partono da Prato e che arrivano in qualche modo alle orecchie di Cesare Dabiano e quindi anche di Andrea Orlando a livello nazionale. Domani 25 aprile a Prato la mattina ci sarà la consueta cerimonia, la messa e poi il corteo, la deposizione della corona in piazza delle carceri attorno alle ore 11 e poi il discorso del sindaco e del presidente di Ampi in piazza del comune, ma dal pomeriggio ci sarà anche modo di celebrare il 25 aprile in allegria grazie all'8ª edizione di Bomba Libera Tutti. Sentiamo. Momenti di riflessione e di confronto sulla resistenza antifascista e anche sui conflitti internazionali attuali, ma in una cornice di divertimento fatta di musica, arte e cultura. Torna anche questo 25 aprile Bomba Libera Tutti, la manifestazione è giunta all'8ª edizione organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani, da Assemblea Libertà e Partecipazione, Left Lab e Melting Pot in collaborazione con il Comune di Prato. L'appuntamento è per domani a partire dalle 15 fino a mezzanotte in piazza dell'Università. L'ingresso è gratuito. Il clou del programma è alle 22 quando sul palco salirà Freddie McGregor, cantante giamaicano. È la prima volta che ospitiamo un ospite internazionale, viene direttamente da Kingston, dalla Giamaica, e appunto ci accompagnerà con musica reggae a conclusione di tutta questa carrellata di altri gruppi che invece spazieranno dal rock alla musica appunto più melodica italiana, e quindi insomma ci sarà una proposta molto ampia. Ma la giornata di festa prevederà musica ed eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Alle 3 fino a mezzanotte si potrà trovare dei concerti in piazza, anche di una collaborazione forte con circa 30 associazioni del territorio. Quindi oltre ai classici concerti troveremo anche tantissime iniziative, da tandem linguistici a cura di Melting Pot, i Gaza Parkour, il Project Family con dei murales, interventi, presentazioni dei libri delle varie associazioni. Tutto questo da quest'anno non verrà fatto sul palco principale, ma verrà allestito un secondo palco un pochino più piccolo per dare più spazio alle associazioni.
Bene, è tutto, vi auguro di trascorrere un buon 25 aprile e intanto buon proseguimento di serata. Grazie per l'attenzione.